Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo i cioccolatini al caramello salato. È una bella idea regalo per i vostri amati, in quanto potete personalizzare la ricetta come più preferite. Assicuriamo che si tratta di un peccato di gola e che stupirà chiunque li assaggi. Siete pronti? Raggiungeteci in cucina. Iniziamo la ricetta mettendo in una pentola con il doppio fondo a fuoco medio-basso 200 g di zucchero semolato. Quando inizierà a sciogliersi, inizieremo a muovere la padella ogni tanto per fare in modo che non si bruci. A questo punto mescoliamo con un cucchiaio per sciogliere più velocemente gli eventuali cristalli di zucchero ancora presenti. Versiamo 150 ml di panna tiepida e la amalgamiamo delicatamente al composto. Aggiungiamo 50 g di burro morbido e mescoliamo finché si dissolverà. Mettiamo 2 g di sale e spegniamo il fuoco. Trasferiamo il caramello in una ciotola, lo copriamo con carta forno e lo lasciamo raffreddare completamente a temperatura ambiente. Poi lo mettiamo nel frigo per 3-4 ore. Tiriamo fuori dal frigo, togliamo la carta forno e lo trasferiamo in una ciotola capiente. Poi montiamo con le fruste elettriche per 3-4 minuti. È bello osservare quanto velocemente il caramello si va a schiarire. Trasferiamo in frigo per 30 minuti. Tiriamo nuovamente fuori dal frigo e montiamo sempre per 3-4 minuti. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Ora possiamo finalmente formare i nostri cioccolatini. Abbiamo bisogno di uno stampo in silicone e del cioccolato fondente fuso a temperatura ambiente. In ogni cavità versiamo mezzo cucchiaino di cioccolato. Con l'aiuto di una coda di un cucchiaino stendiamo il cioccolato uniformemente nello stampino, coprendo anche i bordi. Mettiamo in freezer per 15 minuti. Riprendiamo lo stampo dal freezer e ripassiamo solamente i bordi con il cioccolato fuso. Rimettiamo in freezer sempre per 15 minuti. Abbiamo messo il caramello in una sac à poche con una bocchetta di 1 cm di diametro e riempiamo le cavità fino a 2 mm dall'orlo. Livelliamo la superficie dei cioccolatini con un cucchiaino. Infine, concludiamo con uno strato di cioccolato arrivando fino all'orlo della concavità. Trasferiamo per l'ultima volta in freezer per 30 minuti. Togliamo i cioccolatini dallo stampo e voilà! Ammirate che uniformi e golosi sono! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questi meravigliosi cioccolatini. Salute! Questi cioccolatini sono un peccato di gola. La copertura di cioccolato fondente esterna è fine, croccante e amara e si sposa alla perfezione con il ripieno di caramello salato che è bello scioglievole e cremoso. La combinazione è molto equilibrata e alla fine rimane un piacevole retrogusto di cacao amaro in bocca. Insomma, sono stratosferici, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui.
Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate la nostra pagina Patreon e il link PayPal in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.